un percorso piuttosto massacrante, perché non c'è assolutamente possibilità di respirare un attimo. È sempre una bellissima gara, molto impegnativa bisogna dire, forse anche un po' troppo tirata, perché ieri siamo stati in macchina 13 ore, percorso abbastanza difficile, molti tornanti, molte prove speciali, insomma, non è uno scherzo. Arrivati a Misano, e devo dire che questa novità con un tracciato nuovo di passare sulle porte di destra e le porte di sinistra per fare due giri, qualche piccola apprensione c'è stata. Siamo stati abbastanza bravi, abbiamo fatto forse un po' la differenza nelle prove in notturna, tipo il circuito di Misano dove erano 10 passaggi difficili, molto tecnici, e lì abbiamo veramente fatto bene. Siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi certo la classifica va pulita dei vari coefficienti, degli scarti che fanno tutti i concorrenti, per una manifestazione di questo tipo, blasonata, con un nome importante, è anche giusto che sia così. Non pensavo fosse così dura, cioè, nel senso che gli orari sono precisi, perfetti, non bisogna perdere un attimo di tempo, c'è da fare tutte le tappe senza perdere del tempo e questo mi ha molto spiazzato. Quest'anno abbiamo provato qualcosa di diverso, ho provato a guidare io, è andata leggermente meno bene dell'anno scorso, sicuramente perché l'anno scorso siamo arrivati terzi, quest'anno dovremmo essere intorno al quinto, sesto posto. Duro, ma nei limiti del mio topo. Nonostante la pista? No, nonostante le salite, la pista è stata anche una cosa affrontabile, ma quando ci sono le salite, questo è un topo da discesa soprattutto, non è da salita. Devo dire che questa gara è cresciuta moltissimo in quanto quest'anno 300 macchine, 80 anteguerra e di grande qualità. Se ha spazio per crescere ancora questa manifestazione, molto probabilmente la 1000 miglia è forse difficile da raggiungere come parco macchine, però se riescono a portare un 120-140 macchine anteguerra diventa veramente anche questo un museo. Questa è stata una vittoria, diciamo, la più bella, la più importante, anche perché Nuvolari
è una delle gare più blasonate e più belle che esistano nel circuito, diciamo, internazionale delle gare di regolarità. Poi quest'anno sta gara innovativa, sta gara nuova, queste mille chilometri, tutte queste prove, poi ben messe per la strada, non ci siamo annoiati perché si andava da un posto all'altro, facevi 50-100 km ma non te ne accorgevi perché pensavi già alla prossima prova e quindi dovevi stare in campana, dovevi stare concentrato, perché dovete sapere che sui pre-sosta, se non sei concentrato, i tempi non li fai mai buoni, quindi devo stare concentrato sia io che il mio copilota, che deve sdoppiarmi nella maniera più precisa possibile per far sì che il risultato sia perfetto.